Mi viene in mente adesso parlando il fenomeno che oggi ne parlano spesso i giornali del ghosting, cioè delle persone che di colpo scompaiono fino a qualche minuto prima, appunto comunicabili, delle persone amate, amici, appunto compagni, più che soprattutto nell'ambito dell'amicizia, e poi di colpo Ti scompaiono. bannano. No, no, proprio non rispondono più. Ah, E non è forse anche successo quello, da un invece, certo punto per di fortuna. vista, è un gioco perverso legato a questa morte del rapporto. Adesso leggevo, perché poi i giornali devono usare sempre dei neologismi, che dopo il ghosting adesso è C'è venuto fuori lo zombing. zombing, quando poi Ritorno, sono quelli lo zombing, scompari per 2 mesi e poi ritorno lo zombing. Frequentissimo, tra l'altro. Non ho capito come lo concettualizzi questa cosa del ghosting. Beh, secondo me, da una parte, la cosa forse più immediata è una forma di perverso esercizio di potere nei confronti dell'altro. In fondo, quella è una forma di dimostrazione, di esercizio appunto di un potere. Io mi posso permettere arbitrariamente di sparire, esatto, e tu in fondo ci rimani sotto perché ne soffri e io ti ho appunto messo in una condizione di superiorità, non ho bisogno di te. Dall'altro può anche essere interessante proprio vederlo sul piano di questa, non lo so, di questa forma anche di effervescenza relazionale che caratterizza il mondo online, perché poi bisogna vedere anche in molti contesti. No, una cosa che abbiamo imparato nel corso di questi decenni è quante relazioni si creino tra persone che non si sono mai viste e che, influenzate dalle parole, dalla forza, dal potere seduttivo della parola, pensano di avere una relazione con l'altro. E in questo tipo di relazionalità è ovvio che poi allo sparire, il rincomparire assume anche un ruolo appunto un po' appunto arbitrario, perché comunque sono relazioni da un certo punto di vista profonde, ma anche effervescenti, un po' che stanno lì al limite, perché si creano queste situazioni forse basate più sulla fantasia che sul reale. Quindi secondo me i due piani interessanti di questo fenomeno sono innanzitutto proprio l'esercizio del potere, perché quello è potere esercitato, sono più forte io nei confronti di te che hai bisogno di me. E dall'altra parte rientra anche proprio un po' in questo gioco di relazionalità che espande in fondo quello che già si manifestava per esempio con le lettere, perché ci sono romanzi, racconti in cui la scrittura delle lettere creava poi un po' lo stesso tipo di fenomeno, semplicemente in maniera più ridotta, perché magari scrivevi solo a delle persone, una o due persone, però anche in quello scambio epistolare si creavano delle relazioni che erano vere, però erano relazioni anche molto fondate sul tuo modo di interpretarle, sulla fantasia, sulla soggettivazione, ecco, di queste relazioni. Più che lo scambio è la tua proiezione su. E secondo me un po' questo fenomeno gioca su questo.